Ma questo Samsung S21 Ultra, ma che ci avrà mai di sensazionale? Salve a tutti ragazzi, sono Marco e benvenuti sul nostro canale. Dopo 10 giorni di utilizzo in modalità spippolamento iperfotonico, oggi e a gran richiesta vi porto sul canale il super test stress del Samsung Galaxy S21 Ultra. Ma bando alle ciance e lanciamo la sigla. Qualcuno è un semplice S20S, invece per tanti tanti altri è un top di gamma, il top di gamma da battere. Invece per me, eh sì, vi racconterò la mia esperienza in questi 10 giorni e cosa ne penso. Allora, facciamo un passo indietro e partiamo dagli smartphone che sto utilizzando in questo momento. Lui è il mio Mate 40 Pro, che mi accompagna ormai da qualche mese e che dopo un periodo di ammattimento iniziale è diventato il mio smartphone personale. E poi c'è lui, il mio iPhone 12 Pro Max, che uso prevalentemente per questioni di lavoro, o meglio, per la gestione del canale, per la gestione delle pagine social, la creazione di post, e tutto quel mondo lì, insomma. Ah, a proposito, iscrivetevi al canale, tappate sulla campanellina e un bel pollicione in su a questo video e soprattutto se volete essere aggiornati su tutte le robette, chicchine, storielle, chi più ne ha più ne metta, seguiteci anche sulla nostra pagina Instagram. Ecco, è appunto, è proprio Instagram perché tutto questo mondo, ahimè, purtroppo, lo gestisco proprio con iPhone per una e una semplice ragione, che poi ormai è famosa, saputa e risaputa. Instagram e qualche altra app funzionano molto meglio su iOS, molto meglio, molto meglio. E fino all'arrivo di questo Ultra avevo il Note che di fatto un po' messo da parte, visto che avevo un casino di smartphone da testare. Ecco, partiamo da questo trittico perché la mia considerazione in questa settimana, in questi 10 giorni, è stata appunto questo S21 Ultra. Può sostituire il mio Mate per un uso personale? O può sostituire il mio iPhone per un utilizzo lavorativo? O addirittura, visto che c'è doppio slot per le SIM, può sostituire entrambi? Allora, ragazzi, la risposta è assolutamente sì. Quindi, se volete, possiamo chiuderla qui. Però ci sono dei però. Intanto vi linko qui sopra i precedenti video dove ho parlato sia di iPhone che di Huawei, dove trovate tutte le mie considerazioni, motivazioni sulla scelta e perché li sto utilizzando, ho deciso di utilizzare questi smartphone. Però diciamo che adesso con la sua uscita il gioco è cambiato, no? E quindi c'era da rifare un po' una valutazione ulteriore. E lo capisco, è complicato, però se siete arrivati fino a qui, allora vuol dire che la faccenda vi interessa. Ho da fare un'ultima considerazione. Badate bene, ragazzi, io non scelgo i miei smartphone in base a schede tecniche, capacità tecnica, processori, eccetera, eccetera, ma esclusivamente sull'esperienza di utilizzo, che è chiarissimo che su un top di gamma, sia essendo il top, diciamo, parto già bene. Le cose che sostanzialmente valuto nell'esperienza che utilizzo sono appunto cosa devo farci, con quale degli strumenti riesco a fare meglio in termini sia di velocità e con quale ottengo il miglior risultato. Poi lo ammetto,
Io ho un grossissimo vantaggio avendo i negozi Vodafone, fra l'altro vi linko qui, così se passate, venite in Toscana, ci venite a trovare. Diciamo che posso usare questi smartphone, in generale tutti gli smartphone che voglio, però sia inteso, io smartphone, questo S21, l'iPhone, il Mate, eccetera, li pago e nessuno me li regala, ma almeno posso rivenderli più facilmente facendo proprio questo come mestiere. Partiamo subito con quello che mi ha veramente impressionato. Ragazzi, non parlo di schede tecniche, però devo dare atto che questo Exynos 2100 è veramente da applausi. Ma sotto tutti i punti di vista, fluido, denso. E la durata della batteria, come vedremo adesso, è decisamente anni luce migliore rispetto alle prime esperienze di utilizzo che ho fatto, i primi 7 settimane, 10 giorni di utilizzo che ho fatto con gli altri fratelli, il Fold, trovate il video, e il Note. Ragazzi, sembra proprio che finalmente Samsung abbia trovato la chiave su questo processore. Exynos Snapdragon, ragazzi, questo Exynos non lagga mai, ma dico mai, nessun rallentamento, nessun pizzico di indecisione, nemmeno stressandolo compulsivamente come ho fatto in questa giornata stress. L'esperienza è sempre liquida e fluida. Sembra fra l'altro che questa One UI 3.0 sia un OS proprietario. Perfetto, se già andava bene, era bellina, cioè, qua gira alla grandissima. Ho notato che si è stressato sui video, quando ho fatto i video della comparativa, lo sfidozzo pratico con gli altri smartphone, si è scaldicchiato un pochettino, ma comunque niente di così trascendentale, l'hanno fatto anche gli altri. Lato batteria, tranne uno dei primi giorni di utilizzo dove mi ha lasciato così alle 5 del pomeriggio, ma la causa è stata un widget che non vi consiglio di scaricare, che era particolarmente energivoro, bello, ma è energivorissimo. Il resto delle giornate mi ha tenuto compagnia ed è stato un ottimo, super strumento di lavoro per tutta la giornata. Chapeau! Sempre alla massima risoluzione dello schermo, sempre massimo frame rate, sapete che è regolabile, ma io ho impostato proprio quella più, niente risparmio energetico o modalità notturna attiva, se non quella automatica, quindi verso sera, quindi volevo replicare una giornata di utilizzo stress normale, senza privarmi assolutamente di nulla. Ma com'è andata? Allora, diciamo che con un uso blando sotto copertura wifi, ad esempio la domenica, sono arrivato alle 22 con un buon 25-30% di batteria, e questo è un dato importante per avere dei confronti. Su una giornata media si arriva solitamente alle 22 con un 10-15%. La giornata stress è, per intenderci, ve la racconto, sveglia alle 6, prima ora, news di Google che fortunatamente ci sono ed è una gran figata, chat e varie app e soprattutto file Excel. Quindi sì, pronti via, subito sul pezzo. Durante quasi le 2 orette di viaggio che ho fatto da Lucca a Grosseto ho utilizzato Google Maps proprio per vedere quanto lavorava e ascoltato della musica con Spotify collegato alla macchina in Bluetooth. Un paio di chiamate, è stata veramente una giornata tranquilla, però arrivato a Grosseto mi sono iniziato a sbizzarrire con video per le storie, le foto, tantissime telefonate e circa un trilione di messaggi in chat. Ah, in tutto questo mi sono dimenticato il PC a casa, quindi ho dovuto dargli un'altra bella botta con Excel perché ho dovuto lavorare solo esclusivamente con lui. Insomma, forse, anzi no, senza forze, è stata una giornata super iper stress, quindi non soltanto super stress. Alle 13 mi segnava 59% di batteria, vi ho lasciato una storia a tal proposito. E ragazzi, a confronto il Note sarebbe morto già
paragone sarebbe morto, ma il Note all'inizio. Nel pomeriggio ho praticamente ripetuto esattamente le stesse cose: foto, video, chat, telefonate e tanto Excel. Alle 20, quando sono arrivato in albergo, lui è arrivato stremato al 5%, ma onestamente durante la giornata non mi era mai preso il panico, l'ansia tecnologica, no? Ma arrivo a casa oppure non si scarica il resto fuori dal mondo, no, non mi è venuta. Ragazzi, è stata una vera giornatona stress. E diciamo, alla fine, solo alla fine, limitando l'uso, quindi dalle 8 di sera in poi, è solamente in quel momento, attivando il risparmio energetico, è morto poco prima delle 22. Quindi sicuramente non è un battery phone, perché ho il paragone con il Mate, che invece è un battery phone, ma è sicuramente uno smartphone che si può far che vi farà stare assolutamente tranquilli e tranquilli con uno con un utilizzo così è veramente tanta roba. Considerate che l'iPhone 12 Pro Max ha fatto meglio, è arrivato al 25, ma di fatto non l'ho praticamente mai utilizzato, veramente poco, mentre per quanto riguarda il Mate 40 Pro, che ha lavorato però con un utilizzo personale, diciamo, non l'ho ricaricato, non l'ho messo in carica, avevo ancora il 60% della batteria, ma l'ho utilizzato anche quello poco, quindi vi è male fare una comparativa fra questi. La cosa che a me interessava era capire se la batteria era finalmente ok, se la batteria finalmente su Samsung, che era la mia prima preoccupazione, riusciva a portarmi a fine giornata tranquillamente. Vi posso garantire che con questo Exynos si arriva tranquillamente a fine giornata, pur avendo delle performance che sono assolutamente sbalorditive. Esteticamente è decisamente molto più figo dell'S20 Ultra del predecessore, e confrontandolo con iPhone e anche col Mate, diciamo che inizia a piacermi di più. Poi in questa colorazione nera, black, lo trovo veramente molto molto esclusivo, sembra proprio uno smartphone business serio, molto elegante, è assolutamente per nulla scontato. E oggi diciamo che nel panorama degli smartphone, che tendono ad essere tutti abbastanza simili, diciamo, non è una cosa da poco. Questa disposizione delle quattro fotocamere, il comparto fotografico, lo rende, secondo me, sì, lo rende iconico, e sicuramente la strada è quella giusta, e il form factor premia sia le linee che l'usabilità. È molto bello, non è troppo stondato, quindi si impugna bene, è stretto, i bordi appunto sono tondi al punto giusto, è pesantino, forse un pizzico sbilanciato verso avanti, ma niente di così drammatico, si ci fa assolutamente la mano. Andando al comparto foto e video, come avete visto col video precedente sullo sfidozzo pratico, e fra l'altro sta riscuotendo un enorme successo per noi, quindi grazie. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché è proprio pratico. E vabbè, vi lascio il link qui sopra, guardatelo. Cosa penso io? Allora, sicuramente il più grande plus che ha e che al momento è difficile trovare su altri smartphone è la grande possibilità di poter girare dei video in 4K a 60 fps su tutte le lenti. Ragazzi, vi garantisco che questa non è una cosa assolutamente banale, e anche se in generale, a mio avviso, l'iPhone continua ad essere un po', in generale sul video, per me un punto di riferimento sul video, c'è poco da fare, per me. Devo dire che l'ultra grande angolare di questo S21 Ultra, secondo me, fa meglio.
video ultra grandangolare. Quindi in generale lato video, o comunque niente, assolutamente niente da dire, la stabilizzazione funziona molto bene, è fluida, molto fluida. Diciamo, questione di gusti, mi piace un po' meno rispetto a quella di iPhone, ma sul video secondo me fa meglio ad esempio di Mate. Per quanto riguarda i colori, anche se pompato in pieno stile Samsung, risultano sicuramente già pronti per un effetto wow, già belli da caricare, pronti da caricare sui social, ma dipende sempre dai gusti, e se siete amanti alla post-produzione diciamo che farete un po' più fatica. Lato foto molto bene. Secondo me fa meglio di iPhone, un po' su tutte le lenti. Sulla grandangolare fa meglio anche del Mate, ma sulla standard va bene che è 108 megapixel, ma di fatto la pasta del colore è troppo carica e preferisco Huawei proprio per un tema di colore. Poi ragazzi, sono veramente gusti, arrivati a questi livelli si esprimono dei pareri che sono assolutamente personali. Conclusioni: fluido, bello, funzionalissimo, viaggia che è una meraviglia, la durata della batteria è una durata, diciamo, che ti toglie le ansie da vecchia Samsung, no? Soprattutto nei primi giorni. Foto video l'avete visto voi, vi ho dato un mio giudizio personale e stiamo parlando veramente di un top di gamma. Io quindi mi accodo a tutti coloro che sostengono che questo S21 Ultra sia il vero top di gamma del momento da battere. Confermatissimo, ve lo confermo anch'io. Continuerò a utilizzarlo? Assolutamente sì, soprattutto perché ho scoperto tante piccole chicchette che sono classiche di Samsung, che magari non le sponsorizza e sono quelle tips nascoste, che vi porterò sul canale, che mi hanno, diciamo, reso la vita più semplice. Mi dispiace solo per Instagram, che purtroppo non è integrato. Una volta sull'S10 c'era quella funzione magica sulla fotocamera Instagram che ripostava direttamente la foto nelle storie, perché il problema sta proprio nelle storie, sono assolutamente inguardabili fatte con un Android. Mi piacerebbe si tornasse lì, allora in quel modo lì, cioè con quella modalità lì sicuramente, ma penso che non sia il solo, diciamo, mettere da parte iPhone, no? Che in questo momento utilizzo solo esclusivamente per questo. Gran bel telefono, gran bel smartphone, eccezionale, però potendo scegliere, come vi ho detto, molto probabilmente prenderei questo S21 Ultra, ma anche perché lo trovo più decisamente più innovativo. Samsung ha fatto un grande passo in avanti, chiaramente non siamo ai livelli del Fold, che è stata proprio un'innovazione incredibile, però rispetto all'Ultra non, secondo me sbaglia chi dice che questo S21 Ultra è un S20S. Secondo me sbaglia, è assolutamente un gran bello smartphone che funziona da Dio e che io onestamente personalmente vi consiglio, anche se il prezzo, mi rendo conto che è un prezzo molto molto alto, e basta. Io con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao.